riuscirebbe solo a mettere una pezza alle nostre problematiche, ma è sicuramente un decreto che ha individuato e che quindi va a legittimare un abuso che viene perpetrato da anni mediante il rinnovo sconsiderato di contratti a termine senza tutela che vanno avanti anche per 10, 15 o 20 anni. È una situazione assolutamente insostenibile questa. Grande movimento di persone a salvaguardare e soprattutto a combattere contro quelli che sono i soprusi sui diritti dei cittadini. Sì, una grande partecipazione di gente, questo deve far riflettere chi in questo preciso momento ha il potere amministrativo in mano. La gente quando si mobilita ha da dire qualcosa, non aspetta le urne, ma se questa è la partecipazione vuol dire che c'è qualcosa che non sta più funzionando. La Regione Calabria, in primis l'amministrazione Oliverio, è da 3 anni che governa la Regione. C'era una grande aspettativa di cambiamento nella vita amministrativa della Regione Calabria, grande aspettativa nella parte del popolo di centrosinistra. Questo è un campanello d'allarme. Spero e mi auspico che chi di dovere abbia orecchie per ascoltare questo campanello d'allarme. Allora si parla anche di precari dei vigili del fuoco. Oggi sì, assolutamente. Anche i vigili del fuoco hanno troppi precari in attesa di lavoro. Abbiamo chiesto alla Regione Calabria di prevedere la possibilità di inserirli nelle squadre B calabresi per dare lavoro a questi giovani. Rischiano la vita tutte le estati spegnendo i fuochi e salvando la Calabria, ma ancora sono in attesa di un'occupazione. Dal governo centrale arrivano solo misure insufficienti per questi giovani. C'è bisogno di lavoro vero, lavoro buono, ognuno deve fare la propria parte, anche la Regione Calabria. Qual è il vostro pensiero? Allora, noi oggi siamo a fianco dei lavoratori che ogni giorno garantiscono i servizi delle nostre comunità e che hanno ormai da 20 anni una situazione di precariato. Parlo degli ex LSU e LPU contrattualizzati, ma ci sono tanti giovani e meno giovani che vivono in una situazione di precariato e quindi oggi vogliamo essere al loro fianco per dimostrare e per dare una scossa alla Regione in modo tale che dia l'ultimo passo verso una stabilizzazione degli ex LSU e LPU, ma dia dei segnali ancora più forti di vicinanza alle istituzioni comunali su tantissime questioni che oggi sono tutte in carico ai comuni e purtroppo è difficile anche dare delle risposte da soli. Oggi cosa chiediamo a Oliverio? Chiediamo la stabilizzazione dei nostri lavoratori che da anni stanno lavorando nei nostri comuni. Sappiamo benissimo che in questo periodo i comuni non possono fare assunzioni e non è giusto che questi lavoratori che da anni lavorano e contribuiscono allo sviluppo del nostro territorio non sono stabilizzati e quindi sono ancora precari. E noi sindaci, diciamo amministratori, vogliamo che i nostri lavoratori abbiano più certezze per loro stessi, per le loro famiglie e anche per noi, per tutti i nostri concittadini. Oggi ecco, si sta facendo una grande battaglia per quelli che sono i soprusi ecco, diciamo, e le dimenticanze per quanto riguarda i diritti dei lavoratori e dei cittadini. Sì, oggi siamo qui per rivendicare i diritti dei lavoratori precari e anche lavoratori a tempo indeterminato. Vedi le riforme fatte che hanno prodotto degli effetti devastanti. La riforma delle province, per esempio, è una di quelle che ha messo in ginocchio i servizi e i lavoratori dell'ente provincia. Quindi la sofferenza è così grande, siamo qui per dire alla Regione Calabria e di cambiare passo, deve necessariamente cambiare passo, perché c'è un'immagine di una Calabria che non regge più a questa scelta scellerata di un mondo di precariato che non dà dignità ai lavoratori, che non dà dignità ai cittadini calabresi. Noi non siamo un'altra Italia, noi siamo la Calabria, è una regione che appartiene all'Italia, quindi non siamo un'altra cosa. Allora, Sindaco, questi diritti dei lavoratori.
Sì, siamo qua per sostenere i diritti dei lavoratori, i quali soprattutto nei piccoli comuni stanno dando una grossa mano, un grosso impegno. In particolare a Francavilla, nonostante alcuni da mesi non percepiscono lo stipendio, stanno lavorando in maniera alacre e in maniera silenziosa. Pertanto ho ritenuto doveroso essere qui presente assieme a loro per manifestare il loro disagio, le loro difficoltà economiche e giornaliere. Grazie. Bene. Per i percettori, come ve la passate? Qua mi pare che siamo senza rotta e senza meta. Io vedo veramente il lume in Calabria, questo nostro patrono San Francesco, che ci benedica a tutti e benedica pure sulla mano e sulla coscienza al presidente della regione. Montepaga, cavi 5 mesi che ne spacchiamo. Allora, mancanza appunto di stipendio, pagamento. Mancanza di stipendio, questo abbiamo detto tantissime volte, però noi vogliamo una continuità lavorativa, quindi una possibilità di continuare a lavorare, che se ne dica. Noi siamo precariato non storico istituzionalizzato, ma precariato diffuso, siamo ex tirocinanti in deroga che prestiamo l'opera nei comuni, come ha detto il sindaco prima. Vorremmo che la nostra posizione venisse considerata ed avere la possibilità di vivere, di lavorare dignitosamente, perché siamo persone che abbiamo scelto di vivere nella legalità, non ricorrere a forme spicciole di sbarcamento del lunario. Come stanno ora le cose? Allora, le cose stanno come pagamento, dovrebbe essere firmata la convenzione a giorni, se è stata firmata, non ho notizie precise in merito, ma credo non sia stata firmata. Le cose stanno che noi al 31 dicembre siamo in mezzo ad una strada, ci scade il contratto perché abbiamo fatto tirocini di 6 mesi, addirittura io ho colleghi che lavorano da 5-6 anni con i tirocini, ci scadono questi tirocini e non abbiamo nessun tipo di proroga e né nessun tipo di vana speranza per il futuro di essere reinseriti. Allora noi vorremmo essere reinseriti anche con contratti part time a 2 ore a 3 ore, cambiare il bacino, cambiare la legge, trovare una forma di inserimento lavorativo per assicurarci la dignità di padri di famiglia e di persone. Grazie. Noi stiamo chiedendo alla Regione un cambio di passo su quelli che sono i ritardi e su quello che è il mancato avvio di parecchie opere infrastrutturali. La mia categoria è quella dell'edilizia, che quindi si occupa di infrastrutture, si occupa delle costruzioni. Ad esempio ne abbiamo una che è in fortissimo ritardo in Regione, che è quella degli ospedali calabresi, particolarmente nel nostro territorio. L'ospedale della Sibaritide, che purtroppo sono ormai decenni che non si vede avviare come opera infrastrutturale, non si vede avviare ed abbiamo, perdiamo quello che può essere il lavoro, l'economia del territorio e la sanità per i cittadini. Questi sono i ritardi e serve un cambio di passo. Qual è il messaggio che diamo a Oliverio? Beh, un messaggio chiaro: se Oliverio si è affacciato oggi da qualche finestra di questo palazzaccio, avrà sicuramente visto che qui c'è una marea di bandiere della UIL, della CGIL e di altre sigle della società civile. Probabilmente capirà oggi che molte persone che lo hanno votato nel 2014 adesso probabilmente sono il 90% di quelli che stanno manifestando contro di lui. Oggi si manifesta per dei diritti molto importanti, quelli dei lavoratori e dei cittadini. Sì, io penso che sì, quello di oggi è un messaggio molto forte, perché non mi sarei manco aspettato in questo clima che c'è anche nei confronti del sindacato generalizzato, che una partecipazione così convinta, poi con due sole sigle sindacali. Credo che la Regione dovrebbe prestare più attenzione a queste richieste e credo che il Presidente Oliverio dovrebbe non dimenticare mai che il suo mondo è questo, le sue origini sono queste, che lui parte da qui e che anche i ruoli che si rivestono in alcuni momenti devono comunque non disperdere le proprie radici. Io penso quindi che questa non è, no, io almeno per come la vivo io, ma credo che così lo avverto nei ragionamenti che fa il sindacato, non è una manifestazione di chiusura o di rottura, o di, anzi è tutt'altro, credo che sia un ulteriore stimolo, un ulteriore sforzo che compie il sindacato per cercare di aprire dei tavoli dove si possono affrontare e risolvere alcuni problemi. Ne vale il ragionamento che sento, e cioè che noi questi discorsi comunque li stiamo facendo o che alcuni problemi li stiamo affrontando e risolvendo. Io penso che questo debba venire nel confronto, perché se no è più sterile il lavoro che si fa. Quindi se io potessi dare un suggerimento, me ne guardo bene perché Oliverio ha, diciamo, sufficiente esperienza per valutare, però se mi potessi dare, gli darei intanto
di nominare, visto che sta nominando tante persone, una persona che possa tenere le relazioni continue con il sindacato, perché questo lo scollerebbe meno dalla realtà, lo aiuterebbe meglio nel suo lavoro e forse faremmo un bene per la Calabria. Allora, grande manifestazione dei sindacati per lottare contro quello che è ormai, diciamo, la decadenza, no? Che riguarda appunto i lavoratori, sanità, diritti umani, insomma. Sì, diciamo che oggi c'è tutto un mondo non solo del lavoro, il mondo dei pensionati, il mondo di chi cerca lavoro per una situazione di stallo, e questa è proprio una giornata importante per la regione tutta, proprio per cercare di dare una spinta a quelle che sono tante situazioni irrisolte. Una di queste è dare una mossa alla regione che su grandi temi sembra essere ferma da diverso tempo, insomma, ormai. Grande manifestazione oggi alla Cittadella. Beh, la Calabria non poteva rispondere in modo migliore. Crotone è presente in massa, ci sono tantissimi lavoratori pensionati, precari, disoccupati, giovani, siamo contentissimi. Il messaggio al governatore e a questa compagine che governa la regione è chiaro: o si cambia passo o noi saremo pronti a scendere nuovamente in piazza, anzi addirittura a pensare allo sciopero generale. Bisogna dare risposte, soprattutto ad un territorio come quello crotonese, alla città, alla costa ionica, perché vive i drammi di una mala politica e di una non attenzione che purtroppo negli anni si è maturati. Con il governo Oliverio pensavamo che le cose cambiassero, con l'avvento del Partito Democratico le cose cambiassero, invece no, la CGIL in piazza insieme alla UIL per dire che così non va. O si cambia passo, o si danno risposte ai lavoratori, ai precari disoccupati, oppure vuol dire che abbiamo fallito la nostra missione. Grande manifestazione, oggi alla Cittadella si rivendicano i diritti dei lavoratori e non solo. Sì, i diritti dei lavoratori e dei cittadini, perché l'attività amministrativa e istituzionale di questa regione è ferma a un palo da 3 anni, da quando si è insediata. Le richieste sono chiare, sono sviluppate all'interno di una piattaforma, vanno dagli investimenti all'utilizzo dei fondi pubblici, alle risposte alle partecipate in crisi, al precariato, a tutto il sistema dell'apparato regionale. Tutte le province partecipano con grande presenza oggi, perché ognuno di loro rivendica il sistema delle infrastrutture, l'isolamento infrastrutturale, la sanità e il lavoro. Quindi oggi credo che finalmente i cittadini calabresi abbiano voglia di dire basta e di non aspettare i tempi biblici di questa giunta regionale. Beh, allora al governatore oggi si chiede una cosa molto importante: i diritti. Beh, spero che il governatore oggi, vedendo tutta questa gente, possa capire che il paese, la Calabria, ha qualche necessità, quindi che sia giunto il momento che tenga in considerazione i problemi dei calabresi e che li possa risolvere. Certo, siamo qui molti sindaci per sostenere le ragioni del lavoro, le ragioni dei disoccupati, dei precari e di tutto il mondo del lavorativo regionale. In particolare io sono qui anche per sostenere, per esprimere solidarietà ai lavoratori in mobilità. Noi ne abbiamo 15 al nostro comune che da luglio svolgono un'opera egregia, ci danno una mano in tante iniziative, in tante situazioni, e vista la carenza che i comuni abbiamo sia in termini economici che in termini di personale, e questi padri di famiglia stanno veramente dando il massimo per aiutarci nelle manutenzioni e in tutto quello che serve per far andare avanti un comune. Quindi è una cosa inaccettabile che dal mese di luglio non percepiscono un solo euro, quindi hanno famiglie e figli a carico. Quindi siamo qui per sostenere le ragioni di questa gente, dei lavoratori, di tutto il mondo lavorativo regionale, e auspichiamo che il Presidente della Regione e chi ha competenze in materia faccia l'impossibile per risolvere questa problematica, che è veramente insopportabile. Oggi si eleva dalla Cittadella un grido di rabbia. Allora, li vogliamo rispettare questi diritti dei lavoratori e non? Vogliamo ricordare al signor Presidente che il lavoro è dignità e non è carità, ma loro pensano a tutt'altro, pensano a non dare mai una risposta lecita, pensano semplicemente ai propri interessi, pensano alle grandi infrastrutture, ma le risposte oggi li devono dare qua davanti a tutti se hanno il coraggio. Presidente, lei deve essere prima un calabrese umile, prima di poter sedere nella sua sedia dove lei oggi risiede, ma dissente da tutti gli operai, davanti a tutte le categorie dei lavoratori. Si vergogni, Presidente, se ha il coraggio oggi scenda in mezzo a noi, dopo saremo noi a rivolgerci la parola a lei, non che lei in questo momento qua dissente da ogni richiesta di lotta,
per la Calabria e che do subito la parola al segretario generale della CGIL Calabria, Angelo Sposato. Siamo un popolo, alziamo le nostre bandiere, noi dobbiamo farlo con orgoglio e con dignità come stiamo facendo oggi. Siamo qui non ospiti, siamo qui perché questa è la casa dei calabresi e qualcuno lo deve sapere. Siamo qui perché questa è casa nostra, non è la casa di un uomo solo al comando. Noi abbiamo eletto un governatore, non un imperatore in questa regione, ed è per questo che siamo qui a lottare per la dignità, per il lavoro, per la legalità. Vogliamo risposte, quelle risposte che non sono arrivate in questi mesi e in questi anni. Abbiamo cercato di fare di tutto per cercare di dare alla Calabria risposte sul lavoro, sullo sviluppo, abbiamo fatto le nostre proposte sugli investimenti, ma oggi è anche un giorno in cui parliamo alla Calabria, parliamo al paese, parliamo ai giovani, parliamo del futuro, parliamo di quelli che non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese, parliamo ai giovani di Occinanti, parliamo a quelli che sono impegnati nel precariato, nel lavoro che non c'è, un lavoro che manca, un lavoro su cui bisogna lavorare nei prossimi giorni. È una Calabria questa che ha bisogno di dignità, è una Calabria questa che ha bisogno di risposte, quelle risposte che non sono arrivate in questi giorni dalla giunta regionale. Anzi, che cosa si è fatto in queste settimane? In maniera irresponsabile si è deciso...